svolta sabato 4 novembre 2023 al Teatro Aldo Giuffrè di Battipaglia, la prima assoluta dello spettacolo teatrale Alla ricerca di noi. Diretto da Alice Amarante e Marco Ziello, fondatori dell'associazione A un Teatro Formazione Cultura, lo spettacolo è una riscrittura scenica ispirata alla fiaba teatrale La storia di tutte le storie, di Gianni Rodari. La messa in scena è ad opera della storica compagnia teatrale La Pazza Idea, che, dopo il Covid, ha ripreso il suo percorso artistico e soprattutto di inclusione. L'evento, che gode del patrocinio della Regione Campania, della provincia di Salerno, dell'ASL Salerno, della Camera di Commercio di Salerno e del Comune di Battipaglia, è organizzato dalla cooperativa sociale Volo Alto. Siamo a Battipaglia, al Teatro Aldo Giuffrè, con Maria Carmela Morra, presidente di Volo Alto, un'associazione che... È una cooperativa sociale che da 20 anni praticamente dalla nascita di questa organizzazione utilizza il teatro sociale per favorire l'inclusione di ragazzi vulnerabili. Bella questo termine, finalmente, perché... Ok, la Pazza Idea. La Pazza Idea è un orgoglio per noi perché è nata proprio, anzi ancora prima, è nata 22 anni fa. Facemmo la prima al Teatro Garofalo il 6 luglio del 2002. Quindi prima di Volo Alto? Sì, perché siamo nati come associazione di volontariato e con l'associazione ho creato io la compagnia teatrale. E questa Pazza Idea, la Pazza Idea era ferma per il Covid? Sì. Ecco perché questa serata è molto importante per noi, perché è il primo spettacolo, solo quest'anno siamo riusciti a riattivare il laboratorio dopo la pandemia e questo è il primo spettacolo. Come si chiama lo spettacolo? Lo spettacolo Alla ricerca di noi è stato liberamente ispirato alla storia di tutte le storie di Gianni Rodari. Mi sembrava di trovarmi in mezzo al traffico, per di più con una grande pioggia e per di più in estremo ritardo. Senza parole, signori e signori, non c'è problema, vi rivediamo noi! Con Licia Amarante e Marco Ziello, che sono i registi di questa bella iniziativa di Volo Alto. E perché vi siete ispirati a Gianni Rodari? Perché ci aveva dato, diciamo, l'input per raccontare una storia che era molto simile a questa che volevamo mettere in scena con i ragazzi, cioè una storia che parlasse dell'amore e della solidarietà. E quindi siamo partiti di là, però cambiando tutto. Sì, anche perché è una storia formativa e soprattutto il lavoro che abbiamo fatto con i ragazzi è stato un lavoro comunque di formarli anche alla bellezza, all'amore, a tutto quello che di bello c'è, che magari fondamentalmente adesso, come sta andando il mondo, non è che trovano adesso in questo momento, fondamentalmente, con tutte le cose che si stanno vedendo nel mondo. Non ci stanno dando un bel esempio. Ecco, soprattutto non ci stanno dando un bel esempio e noi vogliamo formare e dare anche il bel esempio. Oh, la Pazza Idea, che è una compagnia teatrale che è nata 22 anni fa, addirittura forse prima di Volo Alto, non recitava, non andava in scena dal Covid. Quindi per quanto voi... Che lavoro avete fatto per... cioè, se avete fatto, avete avuto delle difficoltà o... No, noi abbiamo cominciato a febbraio e abbiamo portato avanti un laboratorio con questi ragazzi. Maria Carmela ci ha contattato proprio per creare un laboratorio che sia un laboratorio inclusivo. Quindi, insomma, ci sono sia i ragazzi sia i volontari e abbiamo cominciato a lavorare con loro su improvvisazioni teatrali, giochi teatrali, proprio per creare questo gruppo, ecco, l'unione in questo gruppo. Soprattutto anche, come dicevi, il fatto che il Covid ci ha tenuto lontano per 2 anni e anche ritrovare di nuovo le relazioni tra di loro. E secondo noi, secondo la nostra pedagogia, arrivando a un gioco teatrale si creano tante relazioni e tante dinamiche che sono fondamentali.
per quello che poi abbiamo portato in scena stasera. Perché da queste dinamiche è nato poi il canovaccio dello spettacolo, cioè lo sviluppo partendo appunto dalla, come dire, dal format che ci ha fornito Rodari, e da lì poi è partito il canovaccio e quindi la creazione attraverso anche le loro improvvisazioni, perché molte idee sono partite da loro e poi sono state confezionate, diciamo così, da voi. Nostra... Io sono Camilla, devo cacciare! Mi stai sfuggendo? Ti stai sfuggendo? Oh no! Anzi di me, che io non corro. Mi è sparito anche lei! Bravo ragazzo, tu mi piaci? Eh sì, ti farò al forno con le patate. Fermo qui, non ti muovere! Benissimo, vi ringrazio, vi auguro che questa iniziativa abbia successo e faccia proseguire, tra l'altro, perché... E i ragazzi, questi ragazzi hanno aiutati e sicuramente questo è, io credo sia uno dei... Vogliamo anche dire che insomma sono dei ragazzi meravigliosi, perché veramente... Ci hanno dato tanta disponibilità, sì. E questa è una cosa fondamentale che a volte non si trova. Avete pensato di replicare questo spettacolo anche, certo, in altri, sì, comuni? Sì, sì, come facemmo col penultimo spettacolo, Il Piccolo Principe 2.2, che abbiamo portato in diversi comuni e anche all'Aquila siamo stati in diversi comuni. Se qualche comune vuole contattarvi per qualsiasi informazione, come deve fare? Niente, noi... Avete un sito? Certamente, abbiamo il sito istituzionale, abbiamo le pagine social, oltre al sito Volo Alto, la pagina Volo Alto, poi in ogni caso comunque noi, dove ci sono tutti i riferimenti per raggiungerci. Allora, grazie Presidente, e buona la prima! Buona la prima, grazie! Tell me what you're thinking, give me what you're